Io ringrazio anche presentandolo perché è stato per me tutta la giornata, è il nostro confidente al telefono, insomma ci sostiene su tutte le iniziative che riguardano questi argomenti ed altri. Do subito la parola ad Andrea Orlando. Grazie. Grazie a te Leandro, vorrei leggere un articolo, almeno un brevissimo passo di un articolo. La mafia non è l'antistato, la mafia è un asset, per usare lo stonato linguaggio degli affari, insomma è un servizio e sempre più raramente ricorre alle armi o alle minacce per raggiungere i suoi scopi. Ha relegato al cinema la fondina, ma tiene nascosta la pistola sotto la scrivania. C'è un momento, tuttavia, avverte Raffaele Cantone, l'articolo è riferito a lui, che è un magistrato che ha portato avanti i processi contro i Casalesi. In questa nuova mafia, dalla faccia pulita, in cui questa nuova mafia dalla faccia pulita diventa pericolosissima. Durante le crisi e le recessioni, può emergere dal buio e insinuarsi nel sistema, può fare il salto di qualità, impossessandosi di fette importanti dell'economia e della finanza. Alla fine del 2008, poco dopo il fallimento di Lehman Brothers, questo magistrato, approdato oggi al massimario della Cassazione, aveva lanciato l'allarme sul Mattino. Aveva definito la criminalità organizzata il convitato di pietra della crisi, capace in un momento di stretta del credito e di mercato finanziario depresso di conquistare avamposti nella finanza e di fare shopping di aziende, grazie all'enorme liquidità e a una nuova leva di mafiosi giovani, laureati e belli, che sanno muoversi negli ambienti ovattati di Piazza Affari, di cui ha parlato in un libro edito da Mondadori, intitolato I Gattopardi. La criminalità organizzata, osserva, ha sempre svolto un ruolo anticiclico. La disponibilità di denaro nel momento in cui gli altri non ne hanno. Ho fatto questa premessa perché credo che spieghi bene, diciamo, la portata di questo tipo di fenomeno. E però c'è una domanda da porsi, no? In modo molto spregiudicato. Se c'è la crisi, perché interrogarsi sulla provenienza del denaro, se non per una ragione di carattere morale, che può essere anche, diciamo, considerata marginale? Ci sono anche delle ragioni di carattere pratico. Ci sono delle ragioni di carattere pratico, diciamo così, che vanno considerate e che sono queste, che questo tipo di denaro sporco uccide e fa uscire denaro pulito. Perché del tutto evidente che la possibilità di competere ad un livello molto più alto di disponibilità finanziaria, senza la stretta esigenza di realizzare utili, consente ad aziende che non starebbero diversamente sul mercato di starci e quindi butta fuori le altre. Questo significa che nel nostro paese ogni anno, per questa ragione, il nostro paese, sono stime delle agenzie internazionali, perde circa 150.000 posti di lavoro all'anno, con una distorsione permanente, dove si è osservato un fenomeno di infiltrazione, si è osservato poi anche la costituzione di cartelli che controllano i prezzi e che progressivamente buttano fuori dal mercato le altre aziende che stanno nello stesso settore. Movimento Terra, Ciclo del Cemento, Escavi, sono settori che in molte realtà del nord Italia sono ormai diventati pressoché appannaggio delle organizzazioni criminali. Questo dato di riferimento credo sia utile anche poi per affrontarne un altro. Alle distorsioni del mercato, alle distorsioni permanenti del mercato, si accompagnano inevitabilmente anche delle distorsioni permanenti della democrazia locale. La possibilità delle mafie di radicarsi passa attraverso un controllo e un condizionamento delle istituzioni locali. Spiega sempre Cantone in questo articolo, di cui ora vi risparmio la lettura, il fatto che le mafie rapidissimamente si sono adeguate al modello federale che il nostro paese ha progressivamente sposato. Non hanno interesse ad infiltrarsi nelle grandi agenzie nazionali, è molto più semplice insinuarsi nelle agenzie regionali, nelle agenzie locali, perché naturalmente la massa critica necessaria è inferiore, quindi la possibilità di condizionare queste istituzioni, questi soggetti è più semplice. Una distorsione permanente del mercato, dicevo, si accompagna a una distorsione della democrazia. Allora il punto fondamentale, io credo, come noi proviamo a contrastare sul terreno politico, sociale ed economico questo tipo di cose. Perché la magistratura fa quello che deve,
le forze dell'ordine fanno quello che temono. In alcune realtà lo hanno fatto, diciamo, con un po' di lentezza, ma oggi noi possiamo dire, diciamo, che i fari sono accesi su questo fenomeno. Il problema, io credo, è chiedersi che cosa fa la politica, che cosa fa l'economia, che cosa fa la società nel suo insieme. Intanto c'è una prima domanda, che è stata un po' la domanda che da due anni e mezzo, diciamo così, accompagna il dibattito sulla mafia in Liguria. È meglio parlarne o non parlarne? È una domanda legittima, perché io penso che molte persone, anche, diciamo, in buona fede, hanno sostenuto che è meglio non parlarne, perché questo genera un discredito su un territorio, sul marchio, su una cartolina, e che questo inevitabilmente produce dei danni di carattere economico. È un fatto parzialmente vero, ma che non considera i costi che comporta non parlarne. Non parlarne significa fare in modo tale che questi fenomeni vadano avanti e compromettano, diciamo così, che facciano marcire la cartolina all'interno. Questo è il punto che credo vada indicato. E questo aspetto è, credo, diciamo, la giustificazione nobile di alcuni fenomeni di sottovalutazione che ci sono stati nella nostra Liguria e anche nella provincia di Imperia. Perché molte forze politiche, molti amministratori hanno dato una risposta forse istintiva. Io dico quella nobile perché di quella ignobile vorrei parlare molto. Istintiva rispetto al fatto che c'è una, come dire, convenienza della comunità, appunto, a rimuovere o a sottovalutare. Noi l'abbiamo registrato, nella cronistoria che è stata presentata non c'è la visita che avevamo fatto come Partito Democratico quando incontrammo il prefetto e il questore di Imperia, che ci risposero alle nostre preoccupazioni che nascevano, mi pare, nell'aprile del 2010. Ci risposero, diciamo, alle nostre preoccupazioni che riguardavano la escalation degli attentati incendiari, che il fenomeno più importante di criminalità in questo territorio era determinato dall'immigrazione clandestina e che il modo di risolvere era l'istituzione di un centro di identificazione e che i fenomeni incendiari erano probabilmente legati a un'abitudine atavica dei liguri di applicare i fondi contigui quando entravano in vite con i vicini. Questo tipo di sottovalutazione credo, diciamo, si sia poi legata anche, diciamo, a ragioni meno nobili. Le ragioni meno nobili sono, a mio avviso, queste. La mafia si produce e si estende laddove c'è sporco. È come una malattia. Amministrazioni pulite, partecipate, trasparenti hanno meno rischio di essere infettate. Attenzione, dove c'è la corruzione, dove c'è l'opacità, non necessariamente c'è la mafia, ma dove c'è la corruzione e c'è l'opacità è più semplice che la mafia si sviluppi e che condizioni l'attività delle istituzioni. Perché naturalmente in un sistema di complicità, di omissioni, di possibili ricatti, il fenomeno mafioso trova uno spazio ideale. Così come la mafia ha difficoltà a insinuarsi laddove esistono mercati aperti e caratterizzati da forti limiti di competizione. La mafia non è un caso che sta in settori come quello del movimento terra, come quello più legato all'edilizia, perché sono mercati in cui l'elemento della qualità e l'elemento della competizione è largamente determinato dal prezzo. E non dalla qualità, la mafia non sta nel mercato dell'elettronica, non entra nelle aziende aeronautiche, perché il know-how necessario, diciamo, non si risolve nella disponibilità finanziaria che si mette in campo, soprattutto quando poi queste, come dire, entità hanno una dimensione frammentata. Non stiamo parlando di grandi strutture organizzate su scala internazionale. Stiamo parlando di grandi strutture che si organizzano su scala internazionale, ma che a livello locale si strutturano invece attraverso, appunto, il meccanismo, per esempio, della mafia calabrese e delle 'ndrine, cioè di strutture di una dimensione e di una portata abbastanza contenuta. Quindi la mafia entra dove c'è un mercato poco aperto. La domanda che ci dobbiamo fare è questa: i
in questa provincia, è una domanda che dobbiamo fare, è una domanda politica questa, non è una domanda giudiziaria. Si sono costruite, ci sono le condizioni perché questo fenomeno si sviluppi più che altrove? Io penso di sì. Ci sono perché in questa provincia, e oggi diciamo in qualche modo l'abbiamo registrato anche incontrando le associazioni di categoria, cioè, ci sono amministrazioni poco trasparenti e un mercato poco aperto. Che cosa dobbiamo fare, diciamo, io credo? Intanto lanciare una sfida unitaria, come noi abbiamo fatto dall'inizio su questo tema. La mafia non segue dei colori politici, la mafia si infiltra laddove trova una convenienza. L'elemento dell'infiltrazione va definito nei suoi caratteri. L'infiltrazione non è la responsabilità penale degli amministratori. Ci sono molti comuni che sono stati sciolti, ma con amministratori che non sono mai stati perseguiti penalmente. L'infiltrazione è un fenomeno oggettivo, è come se si misurasse se c'è stata un'attività di lobby dell'organizzazione che si chiama mafia o delle sue diverse branche. E questa attività di lobby ha funzionato? Questa è la domanda che si fanno le commissioni d'accesso. Perché poi questa attività di lobby ha funzionato? È un altro ragionamento. Ci può essere il dolo, ci può essere la colpa, ci possono essere delle forme di omissione, ci possono essere degli eventi di disattenzione semplici. Ma il punto è, e per questo io penso che sia molto importante, che laddove si apre una commissione d'accesso si vada fino in fondo e non si anticipi la chiusura del mandato amministrativo. Perché è importante che si sappia, si faccia una radiografia esattamente di che cosa è successo nel rapporto tra mafia e quel tipo di istituzione. Interrompere il ciclo amministrativo significherebbe sostanzialmente impedire che questa radiografia sia fatta fino in fondo. E guardate, è una, usiamo questo termine ancora molto alto dall'economia, è una forma di due diligence che è utile anche a chi viene dopo. La due diligence è sapere esattamente lo stato finanziario di un ente o di una società nel momento in cui c'è un passaggio di mano. Ecco, lo stato della permeabilità di un ente è una cosa che interessa naturalmente i cittadini, ma interessa anche chi si candida poi a guidare quell'amministrazione dopo quella vicenda, per non trovarsi in pochi mesi esattamente nelle condizioni precedenti. Io potrei fare moltissimi casi, siccome noi abbiamo una scuola, diciamo, abbastanza contenuta, perché le vicende di scioglimento, noi siamo ormai nel nord Italia, ci sono stati solo due scioglimenti di comuni, il primo a Guardonecchia, il secondo a Valdighera, e c'è la vicenda a Ventimiglia, quindi la casistica è molto limitata. Ma nel mezzogiorno, dove c'è una frequenza storica più forte, lo scioglimento dei comuni ha sempre preceduto ulteriori scioglimenti, anche con il cambio di maggioranza. Perché l'infiltrazione non si realizza se perché c'è il sindaco, si realizza perché ci sono pezzi di amministrazione contigui, perché ci sono pezzi di maggioranze che magari passano da una parte all'altra. Quindi sapere esattamente che cosa è successo è la condizione perché questo non avvenga un'altra volta. La seconda questione che credo dovremmo affrontare riguarda il tema del mercato. Ora, io oggi abbiamo avuto un incontro col Presidente della Camera del Commercio che ha avviato, io credo, una cosa molto interessante e intelligente, cioè ha iniziato semplicemente a mettere in relazione dei dati, i cambi di proprietà, le partecipazioni alle società, le composizioni dei consigli di amministrazione, i singoli in quanti consigli di amministrazione sono. Guardate, non è che quello di per sé sia l'elemento che dice che c'è l'infiltrazione, però sono elementi sintomatici che aiutano a capire esattamente come si sviluppa il fenomeno. Io credo che noi dovremmo costruire una banca dati più ampia. Per esempio, un osservatorio molto interessante e importante sono gli uffici commercio e pubblici esercizi di comune, perché là si capisce esattamente che cosa sta succedendo in alcune realtà. I famosi negozi che non battono uno scontrino e che cambiano di titolare 3-4 volte nell'arco di un anno. Il livello di concentrazione delle licenze, le alterazioni anomale del mercato immobiliare, sono tutti dati che indicano, diciamo così, la presenza di un'economia sommersa, illegale, che condiziona, diciamo, i fenomeni economici legali.
E questo, e da questo punto di vista, diciamo, quante più informazioni si raccolgono, tanto meglio è, perché è già stato detto precedentemente, la semplice certificazione antimafia ormai non serve più assolutamente a niente, o almeno a molto poco, perché nella epoca dello scudo fiscale delle società con sede alle isole Cayman è molto difficile, diciamo, che il mafioso che vuole investire si presenti direttamente o metta al figlio come amministratore delegato. E questo io penso, diciamo, sia l'altra cosa che si può e che si deve fare. C'è una terza questione sulla quale io credo si debba lavorare con grande determinazione, che è la ricostruzione delle forze politiche. La mafia è più forte perché la politica è più debole. Ed è la politica è più debole perché nell'epoca della personalizzazione della politica, nell'epoca della crescita esponenziale dei costi delle campagne elettorali, la mafia ha degli strumenti, il costo delle campagne elettorali non è più trasparente e chiaro, non si sa chi lo sostiene, e perché la selezione delle classi dirigenti non avviene attraverso una partecipazione popolare, democratica e anche conflittuale in alcuni casi, con un suo corso sonorum e con una possibilità di verificare chi è il candidato. Sempre più spesso noi ci troviamo di fronte a partiti personali o partiti che sono somme di partiti personali, e questo inevitabilmente, come dire, rende più opaco il controllo sulle forze politiche, sulla loro attività e sul modo in cui selezionano. A 20 anni da Tangentopoli, lo dico usando le parole di un ingegnere con il quale ho fatto un dibattito l'altro giorno, un ingegnere notav che ha studiato i fenomeni di corruzione, quindi diciamo uno dal punto di vista dal mio punto, molto lontano dal mio punto di vista, vanno rimpiante le modalità di corruzione della Prima Repubblica, perché le modalità di corruzione della Prima Repubblica erano in qualche modo sottoposte a una relativa controllabilità e, diciamo così, a percorsi, anche questo lo metto tra virgolette, democratici, nel senso che c'era un sistema occulto al quale partecipavano molte forze politiche, un sistema occulto che in qualche modo non sfuggiva al circuito democratico. Noi stiamo leggendo di vicende di corruzione che invece riguardano esclusivamente degli individui che si organizzano con pezzi di imprenditoria e con questi, diciamo così, non progettano dei percorsi politici, progettano dei percorsi imprenditoriali, dove la politica ha un ruolo assolutamente secondario rispetto al progetto politico. La politica diventa uno strumento, non la ragione, diciamo, della raccolta dei denari. Naturalmente io non sto dicendo che quella corruzione vada, come dire, soppressa questa corruzione per ripristinare quella. Dico che l'unico modo attraverso il quale è possibile costruire un argine a questo tipo di fenomeni è quello di una piena attuazione del dettato costituzionale e un riconoscimento dei partiti politici con l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, cioè le forze politiche devono dire come scelgono il personale politico, secondo quali criteri, e devono essere anche responsabilizzate. Io pongo delle questioni, io sono convinto per esempio che le forze politiche che candidano persone che risultano poi implicate in vicende di mafia o di reati contro la pubblica amministrazione debbano avere una riduzione del finanziamento pubblico dei partiti, perché io ti do quei soldi sulla base del dettato costituzionale perché quella è una funzione, che è quella di selezionare la classe dirigente del paese. Se non sei in grado di farlo, lascia perdere se è per omissione o per corresponsabilità. È giusto che tu quei soldi dei contribuenti non li devi avere. Ed è giusto soprattutto responsabilizzare i soggetti politici. Io faccio parte, come ha detto Leandro, della commissione antimafia, e devo dire che mi ha colpito molto nella lettura dei precedenti che c'erano stati di tentativi di controllare, diciamo, il fenomeno di infiltrazione mafiosa, l'esperienza della commissione che dal 91 al 93 fu guidata da Gerardo Chiaromonte.
Chiaromonte definì un codice di autoregolamentazione molto simile a quello che è stato varato anche dalla commissione in carica, e poi alla fine di questo percorso, con numerose violazioni, tenete conto che oggi le violazioni sono molto diminuite, non perché le infiltrazioni siano diminuite, ma perché chiaramente la mafia non candida persone che sono state pregiudicate per reati di mafia, diciamo si è mimetizzata meglio nel corso del tempo. Chiaromonte chiamò tutti i segretari dei partiti, non chiamò i giudici o i prefetti, chiamò i segretari dei partiti a rendere conto delle scelte che avevamo compiuto. Noi dobbiamo tornare lì, c'è una responsabilizzazione della politica, perché questo fenomeno si può battere soltanto se non si dedica soltanto alle forze dell'ordine e alla magistratura, che fanno più di quello che possono e che devono. Io credo che noi dovremmo fare una chiara scelta di campo. Io, alla luce della giornata di oggi, avanzo questa proposta ai vertici del PD di Imperiese, ma lo farò anche a quello delle altre province, perché il fenomeno va sempre detto, non riguarda soltanto qui. Io penso che vada costituito un comitato unitario per la lotta alla mafia in questo territorio. Si tiri fuori chi ritiene che il problema non esiste, dica di no chi ritiene che questo problema è un problema secondario. Lo dico perché spesso, diciamo così, si stenta a individuare nell'agenda un posto per questo tipo di fenomeno, perché si ritiene che anche in questo caso, con valutazioni politiche assolutamente legittime, che il problema ora in questo momento più importante sia, che ne so, la crisi riguarda, diciamo, la sanità o i temi che riguardano il sociale. Io dico che se non si affronta questo tema, tutti gli altri, è più difficile affrontare tutti gli altri, è molto più difficile affrontare tutti gli altri. E questo tema va affrontato come un tema soprattutto di rilievo economico, sociale e politico. Noi dobbiamo scegliere un campo sulla base non di una valutazione né morale né penale, ci sono anche quelle, diciamo, che consigliano di stare da una parte, ma soprattutto dal punto di vista di un progetto politico. Perché l'idea di società che si afferma con l'affermazione delle mafie è un'idea di società che è diametralmente opposta a quella che noi dobbiamo affermare. Cioè è un'idea dove si riducono gli spazi di mercato, dove si riducono gli spazi di democrazia. È una società dove c'è meno libertà per gli individui e c'è meno sicurezza per tutti. E per queste ragioni io credo che noi dobbiamo dire con chiarezza che stiamo da un'altra parte. E stare da un'altra parte, a mio avviso, significa anche, appunto, come ho provato a dire, anche suscitando qualche problema, che va condannata con molta forza la perdurante sottovalutazione, e bisogna anche indicare delle responsabilità politiche, perché quando si risponde, come ricordavo, che ma il fenomeno esiste anche da altre parti, oppure che si risponde che insomma non drammatizziamo, insomma si passa da un livello di omissione a un livello sostanzialmente di complici, e lo spaccato, diciamo così. Io voglio avventurarmi sul terreno ulteriore rispetto alle cose che ho detto anche in questi mesi. Lo spaccato che emerge dalle indagini che riguardano alcune vicende di corruzione della pubblica amministrazione in questa provincia fanno suonare molto simile il linguaggio di quella corruzione al linguaggio mafioso. Perché c'è una pretesa di controllo del territorio, un'ambizione di dominio totale che ricorda fortemente il modello organizzativo della criminalità organizzata. Non stiamo parlando della stessa cosa, ma non è un caso che credo che questi soggetti in qualche modo non entrino in conflitto, perché in fondo il retroterra è simile, cioè che ci sono persone che in qualche modo non sono sottoposte alla legge e possono utilizzare il proprio potere in modo indiscriminato. E questa idea è un'idea che io trovo sia pericolosa. Cioè pericolosa, che non riguarda soltanto questa provincia, ma che in questa provincia, come dire, sta emergendo in modo drammatico, voglio dire senza esagerare. E da questo punto di vista io penso che il Partito Democratico deve fare ciò che sta facendo. Insomma, noi dobbiamo alzare il tiro, perché dobbiamo far capire ai cittadini che con questo tipo di assetto della pubblica amministrazione, che si rende così permeabile a questo tipo di fenomeni, non vogliamo avere niente a che fare. E non vogliamo, e non c'è neanche più un problema, diciamo, di buon vicinato, come spesso in tempo di pace
si costruisce anche con forze politiche che comunque hanno avuto un consenso. Adesso non siamo in tempo di pace, adesso siamo in una fase in cui diciamo, stanno emergendo alcune vicende che hanno una gravità impensabile soltanto qualche anno fa. E non si può far finta di niente, non si può far finta che gli interlocutori di oggi siano quelli di ieri. Sono i soliti dal punto di vista personale, ma la luce che si sta buttando su di loro diciamo, è una luce che io credo diciamo, sinistra e che noi non possiamo far finta di non vedere. Lo devo dire anche rivolgendo un appello a quelle tantissime imprese, a quelle tantissime persone, a quelle tantissime famiglie che si sono riconosciute nel centro-destra in questo territorio. Chiedendogli, diciamo così, di aprire un dialogo e un confronto, perché una stagione si sta davvero chiudendo e non sarebbe sbagliato, come dire, associare chi è stato nel centrodestra con chi con questo tipo di esperienze amministrative, sarebbe un'ingiustizia, sarebbe anche una lettura miope di quello che è avvenuto in questo territorio come in tutto il paese. Però noi ora con chiarezza questo tema lo dobbiamo porre alzando l'asticella, dobbiamo dire con chiarezza noi siamo per costruire un grande percorso unitario, le forze politiche e le forze sociali che sono disponibili a lavorare su questo terreno sono benvenute, ma chi continua a essere reticente, chi non prende le distanze da quei fenomeni di malaffare in cui si caratterizza la pubblica amministrazione, ebbene, con quelli noi non vogliamo avere niente a che fare e vogliamo mettere la più grande distanza possibile. Penso che questo sia diciamo, un messaggio per nulla giustizialista e forcaiolo, è semplicemente una scelta di campo, perché le ragioni per cui è nato il Partito Democratico sono queste: riformare la politica a livello nazionale e a livello locale. Se non facessimo questa scelta di campo con nettezza, io credo che potremmo rischiare di essere associati a fenomeni anche ai quali non abbiamo contribuito.